Zombie apocalypse. Eccomi qui, allora, in un altro nuovo video di stasera. Dunque, come state? Allora, in un altro video per parlarvi un po' di quello che farò stasera, ovvero mi concilierò tra YouTube e TV. YouTube e TV, TV e YouTube, sì. Innanzitutto, tra poco mi devo struccare, anzi struccare sono poco truccata perché mi ha solo truccato, ovvero queste qui, le ciglia, e vabbè, il blush già se n'è andato perché un pochettino ce n'è, non molto, una pena, perché il resto del concavo, ovvero questa parte qui che sono stata pure morsa dalla zanzara, molto bene, fantastico, vedete qua. Apriamole a parte, non ho fatto chissà che video prima, però spero che vi abbia tenuto molta compagnia. Mi dispiace per l'appunto che non ho potuto fare video vlog stamattina, avrei voluto ma non ho potuto perché uno, eravamo di fretta, e due, non è stato possibile perché non è che non volevano gli altri, avevo paura di riprendere le persone che non volevano essere riprese, cioè la privacy delle persone che erano davanti a me e dietro di me, quindi ho evitato. Niente, dunque, sì, se mi vedete al buio è perché allora la luce della lampadina si è fulminata, non lo so cosa, adesso controllo, aspettate un secondo. Allora, purtroppo la luce è quella che è, e quindi per forza di cosa, se sentite il rumore è tutto a posto, e la televisione di là, sottofondo, se sentite sottofondo cose strane è la tele, quindi non ci fate caso, grazie. Ho aperto la finestra, c'è poca luce ancora, ma quella che c'è ci teniamo. E niente, ho appena finito di cenare, ma potrei anche ricenare un altro momento. Aspettate un secondo, voglio dire una cosa. Dov'è che? Ah, ok, sono le 4:57. Oh signora, ho cenato a quest'ora, no, non ci posso credere. Sono le 16:57, è possibile? Sì, sono le 16:57. Boh, ce n'ho un'ora così. Boh, vabbè, non mi so spiegare questa roba. Comunque, niente. Era solo per dirvi che volevo parlare un po' con voi. Il prossimo video non vi prometto niente perché veramente non lo so. Volevo promettervi di fare un video trucco, ma magari la farò con questa, sempre con questa palette, vedete, bella questa palette, adoro. Io non lo so, con gli altri telefoni non si vede quasi una mazza, con questo si vede perfettamente. Sarà che vabbè, c'è un perdere. E niente, quindi tutto sommato, questo qui è lo Xiaomi, l'altro è l'iPhone 7, quindi non lo so cosa c'è. Poi non altro che un Galaxy A13 o altre, non mi ricordo, comunque non importa. Con quella Galaxy non è che si vede al massimo la luce, non capisco il perché, mentre con questo qui si vede meglio tutto. Boh, non capisco il perché. E niente, come profumo mi ho messo stamattina un po' del Bonbon Malizia, questo qua, vedete, che si chiama Il Primo Bacio, buonissimo ragazzi, non vi dico che quanto è buono, ha una profumazione fantastica. Aspettate, dov'è? Ecco qua, molto molto buono già. E niente ragazze, quindi tutto sommato, una cosa da precisare, che ho trovato, eccolo perché era, questa qui, sto, ve la vedete a che punto è, a qua, perché la sto terminando, l'altra è lo stesso inverso, sì, ok,
No, guardavo dietro la telecamera se è uguale alla stessa. Queste sono 100 ml il prodotto, no, 400 ml il prodotto, vedete? Cioè, 400 ml il prodotto. Però vi stavo dicendo cosa che non mi ricordo più. Ah, sì, che questo deodorante non è il massimo. È delicato sulla celle, non fa fastidi, però boh. Vedete, oddio mio. Ok. Ve lo devo mettere qua perché non si vede una mazza. Praticamente non è così bello come. Sì, la promozione è buona per l'amor di Dio, ma sembra che mi faccia un po' puzzare la celle. Non voglio dire una baggianata, però boh. Allora, quanto c'è il prodotto? 6 mesi di bavo per 50 ml di prodotto, come quella crema di Vichy che c'ho qua da questa parte. Questo è deodorante appunto efficace. Deodorante non mi interessa l'ora perché tanto mi lavo e mi rilavo. Avene il Thermal è costato la cifra di ben 12,90 euro. Io il discount la pago di meno di solito, ma questo mi è costato, non dico molto, ma una sassata direi. Non sono pochi 12 euro, però potevo evitare di spendere questi 12 euro e comprarmene uno che costava di meno e faceva molta resa. Questa la resa, la sua resa la fa, nel senso che fa un beneficio, perché non mi fa, non dico. Puzzare non mi fa più tanto, però non sento fastidio quando me lo applico, sia quando non faccio la ceretta sotto mi faccio, quando non mi fanno la ceretta, la setista sulle braccia, sotto le braccia, cioè sotto le ascelle, che è quando non mi depilo o che mi faccio. Il rasoio l'ho abolito completamente. Sapete perché? Perché col rasoio una volta mi stavo tagliando, non dico le ascelle, ma quasi, quindi ho evitato. Le gambe ne vogliamo parlare? No comment. Lasciamo perdere, va? Lasciamo perdere, che è meglio. E quindi questo sì, ma è anche un rimandato. Non lo accantono, come si dice? Accantono, sì, non lo accantono, non lo metto da parte, ma è un bocciato perché da una parte è delicato sulle ascelle, ma non è profumato come me lo aspettavo, quindi è un ni basso basso, non lo so perché, non vi so dire ragazzi. Avrei voluto qualcosa di più specifico, di più promettente, profumato, vabbè, non deve profumare l'ascella. Però non deve neanche puzzare, via ragazzi, su, e anche voi però. Voi direte anche noi cosa? No, non ce l'ho con voi, ce l'ho con chi ha creato questo benedetto deodorante. Mamma mia, vabbè. Lasciamo perdere, scusate ragazzi, lo sfogo, non ce l'ho con voi. Ce l'ho con chi crea deodorante, potrebbe anche dare aspettative, grosse aspettative di non. Scusate, ma c'è un pelo qua. Boh. Ah, era del pennello. E niente, che c'avevo grosse, che sto dicendo? Grosse aspettative, lunghe, lunghissime aspettative su questo benedetto deodorante. E vabbè, siamo lì. Poi, cos'altro dirvi? Niente. Non lo so, ragazzi. Stavo pensando di. Boh. Volevo uscire, ma sperando che non piove, no, non esco. Per adesso non esco più. Sono uscita tutto il giorno, appunto, e adesso sono già stanca. E poi che ore sono adesso? Aspettate, secondo me. Sono le 17:03. No, sono già le 5. Poi alle 7:08 si fa buio e non è il caso di uscire. No, no, no. Voglio evitare. Potrei uscire pomeriggio, non tardi, pomeriggio presto e poi rientrare a una certa ora, cioè rientrare tra le 4-5, ma oggi non sono voluta uscire, anzi oggi sono uscita tutto il giorno, sono rientrata a casa come vi dicevo appunto, che erano sì, che erano le 11-12, alle 11 siamo imbarcati sul traghetto. E alle 12 eravamo, alle mezzogiorno eravamo già a casa.
E alle 2 ci stavamo già guardando sia Beautiful, no, allora l'1:40 barra passata l'1:40 c'erano Beautiful, alle 2 qualcosa se non erro c'è Palombelli, dopo che c'è sul TG5 del Mezzogiorno l'una c'è Palombelli, ma c'è anche alle 2 un'altra puntata di un altro episodio, c'è di altre sentenze sulle Rete 4 di Barbara Palombelli di Forum. Sì, e come vedete sono molto attiva su queste cose, mi piacciono molto guardare i problemi dell'Italia, ossia Barbara Palombelli che parla degli italiani, di come siamo messi noi con le nostre famiglie, noi tutti italiani con le nostre famiglie. C'è chi è troppo attaccato al computer, c'è chi è troppo attaccato al telefono, quello che è telefono, computer. Secondo me è la stessa cosa, c'è chi è attaccato troppo. Vabbè, a parlare male o a dire cose che non stanno bene, né cielo né terra. No, non sto lanciando frecciatine a nessuno. Mi riferisco a certe persone che non mi piacciono, non parlo di YouTube. Non c'entrate voi nulla voi. No, no, non sto facendo nessun dissing, non vi preoccupate. Se mi direte, allora di chi stai parlando? Non hai coraggio di parlare? Ho il coraggio, ma non lo voglio dire perché non rispecchio a voi, è al di fuori di YouTube. Quando è al di fuori di YouTube, magari non lo guardate neanche questo video, quindi cosa ve lo dico a fare? Non riguarda manco YouTube, quindi è inutile che ve lo dico. E che riguarda? Preferisco non parlo della mia famiglia, in generale, la gente che c'è. In generale, non parlo di YouTube, al di fuori di YouTube. La gente strana che c'è, non vi dico dove, quindi lasciamo perdere. Sì, ho buttato il sasso e ho nascosto la mano. No, non è così. Non è così. Non me la sento di parlare, non è storia lunga, ma non è neanche facile da raccontare. Non mi voglio sfogare perché poi magari se vedono questo video so che lavori. Quindi no comment. Niente. Anche io avrò le mie colpe, ma però la gente è curiosa, è strana. Vabbè. Niente. Torniamo a sorridere che è meglio, da? Allora, in questo video tag, anzi video vlog barra chicchericcio, voglio parlare un po' dei miei profumi preferiti, che non sto più mettendo da mesi, ma ogni tanto metto. A parte questo qui, c'è questo qua. E poi, come altro profumo, dove l'ho messo? Aspettate un attimo, un secondo. Eccomi qua, arrivata. Allora, questo qua c'è della Freesia, della Perlier, molto buono. Fantastico, molto molto fresco e anche sa di tra rosa e sabba di bucato, non capisco il perché, ma mi dà la sensazione di sapore di bucato. Poi i tesori d'Oriente, Ibisco e Carcade, anche questo ce n'è un solo goccettino, però non lo uso più perché tanto me lo voglio tenere così com'è. Come non lo so cosa, come ricordo, non lo so neanche io, anche se lo butterò, ma tanto ho questo qua che è tè verde e verbena, questo qua sempre dei tesori d'Oriente, ed è strabuono anche questo, wow, top, fantastico, prima non mi piaceva, me lo sono dato anche nel naso, muy bien. E questi sono due flaconi da 200 ml di prodotto dal powder, dalla scadenza sarebbe, di 36 mesi, anche questo non è male, però stamattina ho ancora addosso, che non sto scherzando, c'ho ancora addosso il profumo di questo qua, Bombo Malizia. Quindi tra i miei preferiti io preferisco più il Bombo Malizia, anche questo non è male perché rientra tra le fragranze che utilizzavo quando ero ragazzina, perché penso che tutte le ragazzine di oggi utilizzano questo qua. Anche il Playboy è una bomba, ragazzi, è buonissimo, strabuono. Chi non conosce il Playboy, non lo so,
ma a me piace Playboy, boh, vabbè. E mentre la Freesia Pelliere, anche questa è fantastica, è top. Poi. Che c'è? Questo Alvaro Talco, Pink Graham Pruitt, come si chiama lei? Vabbè, questa qui, molto buona. Ah, questa sa proprio di talco ed è frescolina. Niente, quindi top, già. Oddio, capelli da matta, però come facciamo a perdere? Non me li voglio neanche toccare perché non solo mi dà fastidio quando me li tocco io, ma anche quando me li toccano gente un po'. Vabbè, ma perché devo dire sempre cose fuori posto che poi la gente non so cosa può capire? Non lo so, vabbè, lasciamo perdere. Sono tutto strano, non lo so, sono tutto strano. Oggi un po' sorrido e un po' parlo perché tante volte mi sembra che di non essere capita, invece non è così, dai, raga. Non lo so, sono strana, boh. No, non sono strana, ma non lo so neanche io, boh. E niente ragazze, questo era tutto, questo era il coso dei profumi. E come palette ogni tanto vado a caso, vado a random appunto, tra Zoeva e The Opulence, e questa qui della Flawless 4, che c'ha, vedete, wow, vabbè, come vedete, ciao! E qui appunto questi colori scarraggianti sono bellissimi, aspettate un secondo. Ecco qua, bellissimi, adoro, adoro, già, troppo belli, vedete, già. Ho dato una bella crepata a un ombretto, poi, cos'altro c'è? Poi, se non mi cade tutto è troppo. E poi la Zoopi Extra Spice, che non è male per niente. Come si apre? Ecco qua. Questa non è male, questa è top. Uso tante volte quando sono di fretta, o uso questo qua che è tutto smacciullato. Questo qua sarebbe, questo dove ho il dito io. E niente ragazzi, questo era tutto per davvero. Perché come mascara e correttore sono sempre gli stessi, vedrete. Perché è nuovo del canale, ve lo faccio presente di nuovo, come si dice qua in Sardegna, torra. Allora, che torra equivale a dire nuovo, di nuovo. Allora, mascara della Rimmel Scandalize Rolled, cioè scandalo di sopra di ciglia, fin ciglia, ciglia, vabbè, ciglia, sì. Questo. Oppure, anzi, prima di mettere il correttore, mascara, perché altrimenti c'è da sporcarsi, allucinante. Oltre alla mascara metto anche un po' di pizzico di correttore qui della L'Oreal Infallible 327 Cashmere, vedete? Oggi quante volte ho detto vedete? Non lo so neanche io, non perché non sono sicura che voi non lo vediate, lo so che lo vedete, però boh. Se sentite rumori tutti inquietanti, non c'è nulla di inquietante, ma ho vicini che ogni tanto fanno rumore con le finestre chiudendo e aprendo, non so che cavolo fanno, ma vabbè, niente. Aspettate, guardo. Ah, sono le 17:13. Ok, ora vi saluto e noi ci si vede nel prossimo video. Appunto, non lo dico adesso, non lo dico più, ma anzi. Seguitemi su Instagram, su TikTok e mettetemi un bel like al video. Non l'ho detto all'inizio, ma lo dirò adesso qua. Like e commento se vi fa piacere, perché mai no? Senza forzatura, vi raccomando, non vi forzate. E se vi forzate, non è colpa mia. No, non sto scherzando. Non vi dovete forzare, ci mancherebbe solo quello. Lo dico, lo dico, ribadirò sempre, ribadirò sempre. L'iscrizione su YouTube, sul mio canale, ma anche su altri canali miei, è libera, quindi deve essere libera, altrimenti non ha senso. Anche se voi dite, ma poi tu dici qua, là, anche se poi fatti finta di niente, perché
altrimenti sembra che ci sono scritti proprio nulli, se siete scritti però come se non mi guardaste, perché è vero, la vita è un'altra, non è YouTube, però non avrebbe senso avere iscritti. Si può dire fasulli? Sì. Iscritti che. Oh, questa cosa qua non le vuole sapere di stare dritta. Vabbè. Comunque, iscritti che non sono reali. Quindi, per favore, non dico solo stare attivi, mettere like, visualizzarlo tutto intero. Non lo so quanto l'ho visualizzato tutto intero. Comunque, ciao. Like, attivate la campanella se vi iscriverete, ovviamente. E. Instagram youtuber Melania -basso 8, e poi TikTok Melania Beauty Makeup. Ciao, Melania Rockstar Beauty. Ciao.